day when I humbly love. When the world is cold, I will feel the glow just thinking. Benvenuti a questa nuova puntata. Oggi sono nella città di Novara, una città bellissima con tantissimi negozi, ma soprattutto con un monumento, insomma, della tradizione che si chiama Sala Borsa. Vedete, in questa occasione c'è l'undicesima edizione della Eccellenza Artigiana. Noi entriamo con le nostre telecamere perché, seguitemi, vogliamo conoscere tanti artigiani e presentarvi le loro opere. And the way you look tonight, Mookie, you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing. È bellissima questa modella e si chiama Daphne, e approfittiamo per vedere anche il suo delizioso, particolarissimo abito da sposa. È davvero un capo unico di alta moda. Questa è un'intervista importante perché io sono vicina a Michele Perrera, che è un grande sarto, ma soprattutto è forse l'unico artigiano ad avere partecipato a tutte le... Quante edizioni sono? Vediamo se ti ricordi. L'undicesima. Sei sicuro? L'undicesima, sì. Ma te la ricordi la prima? Sì, me la ricordo tutte, e soprattutto quella dell'anno scorso, che c'è stata una bella sfilata presentata da te. Io ti ringrazio, e questo anno è volato, io sono tornata, però se ricordi io avevo detto torno se il prossimo anno il tuo libro sarà pronto, perché tu stavi così, diciamo, ultimando un libro secondo me molto importante che diventerà Vangelo per tutti i ragazzi che vorranno fare questo lavoro, perché è veramente un trattato di sartoria. Qua ci sono tutti i segreti, tutti i sacrifici, tutti i punti cuciti a mano dal nostro Michele Perrera. Sei contento? Finalmente il libro è fatto. Finalmente è fatto, l'ho presentato a Torino al Circolo dei Lettori e prossimamente lo presenterò a Roma. Ecco, ma cosa c'è scritto in questo libro? Più che scritto c'è da vedere, perché ci sono tantissime fotografie di come si fa un abito dall'inizio alla fine. Tra l'altro oggi tu ci proponi un'eleganza maschile d'eccellenza. E ci sono due ragazzi con noi che io ringrazio, magari un po' impacciati, perché insomma un ragazzo così giovane quando avrà mai un'occasione di indossare un... frac. Perché questo è un frac? Qual è la differenza tra frac e smoking? Ecco, il frac è quello che si vede il gilet chiaro di sotto, mentre invece il tight potrebbe essere quello di là, che poi te lo farò vedere. Cioè la differenza sta nelle code? La differenza sta nel davanti, perché dietro le code sono uguali, però mentre nel tight è tipo rondine, invece il frac è tipo pinguino. Quindi poi il frac è un abito da sera e va nero, con il pantalone nero, mentre invece il tight è da sposo, da cerimonia, ed è con il pantalone grigio rigato, grigio a righe, con cravatta regimentale normale. E questa è la differenza tra il frac e il tight. Il frac è un abito da gran sera, mentre invece il tight è da cerimonia, matrimonio, tutte le cerimonie. My foolish heart. Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight. Tonight.